intanto arrivano già i complimenti a Mister Fini, che è un altro mister. Un altro mister che scrive un collega. Grande vittoria. Mister. Sì, ah, sì, bellissimo. Sì, si è intravisto, anche se c'ha questo telefono di un modello, non so. TRB Nokia. Questa è la prima vittoria di una squadra fermignanese in campo regionale. È una grandissima soddisfazione, ma non abbiamo solo quelle soddisfazioni, tante soddisfazioni ci hanno dato i ragazzi. Una vittoria non è il massimo è vedere che si divertono, il massimo è vedere che hanno una struttura, hanno dei genitori, delle persone. Il paese che li segue, quella è la cosa più bella. No, no, che il vicepresidente l'ha vista. No, no, non posso parlare, io sono in silenzio stampa. Come sei in silenzio stampa? L'hai vista in panchina? Ero un intruso oggi. Ok. Oddio. Che gol! Che gol scemo che abbiamo preso, però. Cavani proprio defilato. Sì, lo fermo, bravo. Ah, volete che la maglia? Fuita per te, via! Dai Jacopo! Bella roba, tira che gol! Tira che gol! Poca, ma non fa gol! Dai! Ci! Ci! Che golasso! Dai! Manca dirlo, spray, detto Mario, i nomi non si sa quanti ne ha. Mi hanno detto che adesso ne hai uno nuovo, come ti chiami? Un pallo nell'area piccola, nell'area, ero da solo e lui c'è dentro fissando la bandierina. Vai Lolo che arriva! Dai Dado! Bravo. Dado lo salta! Bravo, dai! Bravo, mettila! Eccolo, eccolo! Sì! Grandi! Così ti vogliamo! Così! Un ragazzo che devo interrompere, ogni volta che l'ho intervisto parla così tanto che devo interrompere. Dimmi Jacopo, descrivimi questo gol bellissimo. Sono stato contento del gol e della vittoria, e soprattutto perché la Vispesa era considerata la squadra più forte del Girone. Dado, lanciano, dai che buono, tira, Dado, grande, è stato calmo stavolta. Lasciaci, raccontamelo questo gol. Il Pesaro era sbilanciato in avanti per recuperare la partita e Michele ha recuperato la palla e mi ha lanciato in profondità e io uno contro uno col portiere ho fatto gol. Nico ha perso la... Che cool! Dado! Eh? Adesso... Adesso in campo abbiamo Ago e Filo, tutti e due, sì. C'è una bella cosa. Siamo qui negli spogliatoi,
in mezzo alla nebbia. Mister Fini, la vedo o non la vedo? Finalmente è arrivata questa vittoria, sofferta e anche molto bella. Meritata anche, direi. Ho giocato a mezzo tempo, forse perché sono mancati due allenamenti. Entra di diritto Cappuccetto Rosso nella favola della prima vittoria in un campionato regionale. La scena è tutta tua, Michi, o no? Come stai? Stai meglio? Stai bene? Sì, stai peggio? Meglio. Sto meglio, però sono stati bravi gli altri, non c'entra niente, sono ritornato io. No, che hai fatto gli assist per il gol, non c'entra niente, è una roba da poco.